La tua canzone preferita della squadra che canti sempre quella canzone? Lascia stare la nostra canzone. Il Brasile? La danza do pombo? Esatto. Allora, per me, allora, il Brasile ha un fascino tutto suo. Chiaramente la Croazia nella partita secca Può può succedere di essere tutto. è fastidiosa perché, voglio dire, ha più cose da proporre la Croazia e a differenza della Serbia, che ti tradisce, la Croazia non ti Non te tradisce. dice. Cioè la Croazia, perché se no non arrivi finale al mondiale. Cioè, la Croazia è stata finalista e questo Chiaro. gruppo ce l'ha quasi tutto. Non c'è Mandžukić e non c'è Rakitic, però è una squadra che si rinnova con due palle così. Quindi secondo me, avete visto anche Perisic. Cioè, è una roba incredibile. Perisic, ho visto un dato su Perisic che non ha senso. Perisic ha fatto 14 partite nella sua storia in mondiali, Camel, ascolta Quanti bene. gol? No, è stato decisivo in 10, 6 gol e 4 assist. Sono numeri, Impressionante. questi qua sono numeri alla Messi, eh? Cioè, quella media lì, su 14 fare 10, essere decisivo per un esterno, è una cosa clamorosa. Quindi la Croazia ha una sua storia, ha una sua dignità, la Croazia va battuta. Dopodiché, per me, questo è un Brasile veramente costruito da Tite, perfetto. Perché quando Tite arriva, il Brasile è sfattato. Il Brasile, ragazzi, nella Coppa America del Centenario, che io ero in America a commentarla, il Brasile nella Coppa America del Centenario non si qualifica ai gironi. Viene eliminato nella fase a gironi con Dunga. Sfasciato tutto, arriva Tite e costruisce un percorso. Il primo percorso lui perde non meritatamente contro il Belgio al mondiale, ai quarti. Poi vince perché vince la Coppa America. Lui vince nel 2019 la Coppa America. 2019. Esatto, vince nel 2019 la Coppa America. Cosa fa? Vince la Coppa America, perde nel 2021 la finale della Coppa America, ma in finale con l'Argentina, cioè arrivi in finale. Per me Tite ha fatto un lavoro straordinario, un Vero. lavoro in continua evoluzione e secondo me il calcio che sta proponendo è un calcio meraviglioso, di un gruppo meraviglioso, con tanto di quel talento che è difficile anche descriverlo. Ragazzi, ma il Brasile ha tanto di quel talento e poi il Brasile, a differenza di quello che molte volte nell'immaginario collettivo rimane, ma il Brasile non è solo gioca bonito. Il Brasile c'ha due palle così, è una squadra che sa difendere, è intelligente, Corre, fa recupera. sacrificio, perché Rafinha e Vinicius si abbassano fino ai terzini, si fanno un culo così. Cioè è una squadra tatticamente evoluta, che costruisce in un modo moderno, che si permette perché condiviso giocatori di talento sopra la linea della palla, perché rimane ordinata, è forte in porta, è forte nei terzini, nei centrali, nei mediani, nei tre quarti. Voglio dire, è proprio una squadra fantastica che si permette di fare le stesse cose anche quando non c'è Neymar e poi torna Neymar. Cioè, poi Chiaro. c'è anche Neymar, perché adesso c'è Neymar. Quindi il Brasile non può mai non essere favorita. Cioè, secondo me il Brasile, quando parte, è sempre favorita. Io lo vedo così, ragazzi, eh. Cioè, Sono d'accordo con te, Lele, perché il Brasile, secondo me, se tu hai detto 55-45, Francia, Inghilterra, secondo me qua la forbice è più grande, perché la Croazia è forte, sì, ti dà fastidio, però secondo me la forbice è molto grande, super favorito ancora di più il Brasile. Per poter arrivare in fondo, perché il Brasile è fantastico, gioca bene, corrono tanto. Poi a me, Lele, io non lo conosco, tu può darsi più perché stai lì dentro. L'allenatore mi dà di una bravissima persona, ah, che fantastico. tutti lo rispettano. Hai visto l'altro giorno? È stata una roba simpatica che tutti i calciatori con lui sono andati a ballare. A me fa simpatia. E poi sul campo lui dimostra che è un grandissimo allenatore, perché quando mette Militao difende a tre. Un terzino lo metti in mezzo con Casemiro, fa 3-2-4-1 e tutti in movimento, tutti i calciatori vanno a occupare lo spazio. Dove si trova, occupano lo spazio. Grandissima qualità, grande sacrificio, grande corsa. Brasile è tanta roba, ragazzi. Comunque il Brasile è nata per fare i mondiali, eh. Diverte, c'è un caso, oh, ogni mondiale divertono, Vedi fanno, la te. gente impazzisce. Ragazzi, quando c'è il Brasile bisogna andare a comprare i biglietti e andare a vedere il Brasile, sono troppo divertenti, danno spettacolo, è uno spettacolo incredibile, Assolutamente. incredibile. Quello che hanno fatto l'altro giorno,
alla Corea, ma sono divertenti, sono divertenti, è giusto così, è giusto che vincono i mondiali, tutti i mondiali questi, perché comunque hanno scoperto loro il calcio reale, non l'Inghilterra. È una gioia vederli, gioia vederli, è proprio bello, bello. Poi le maglie sono belle, gialle, tutto c'hanno. I giocatori sono tutti fighi, si divertono. Bello, bella roba. Lele, appunto, di allenatori, queste 8 squadre che sono rimasti, qual è l'allenatore che ha avuto la ricetta perfetta per la squadra che secondo te ha dato? Io faccio e mi ricredo, parto io con Santos. È incredibile. Sì. Bravo. Quello che ha fatto, le palle che ha avuto, la gestione di tutto quello che ha fatto, e mi ricredo e chiedo scusa, come fa Antonio alcune volte, che si ricrede su qualcosa. Chapeau. Bravo, Santos. Bravo. Io invece, posso dirlo io, Lele, quello che penso? Io penso invece che la più grande sorpresa in assoluto come allenatore e che ha dato un qualcosa è l'allenatore del Marocco. L'allenatore del Marocco con una squadra che nessuno avrebbe puntato una fish, oltre alla corsa, al tifo che si sta portando dietro, sta mettendo tantissima qualità e tantissime idee con una squadra che sulla carta è normale, l'ha fatta arrivare a un livello che adesso fa paura. Fa paura, e per me l'allenatore del Marocco, non so come si chiama adesso, vabbè. Regragui, lui sì, sì, sì. Secondo me l'allenatore del Marocco è quello, è la più bella sorpresa che mi ha fatto vedere un calcio che io non mi aspettavo. L'allenatore del Marocco, Regragui. Allora, secondo me sono tutte chiamate giuste, e se sei qui non è un caso. Quindi, secondo me ci sono da differenziare. Allora, ci sono due allenatori soprattutto che hanno, secondo me, accompagnato con la crescita le loro due squadre, secondo me uno è Van Gaal, l'altro è Tite. E poi ci sono stati invece gli allenatori che hanno fatto le scelte. Una è Fernando Santos, ragazzi, e una è Scaloni. Ragazzi, Scaloni ha messo in panchina Lautaro Martinez. Paredes anche. Ma Lautaro Martinez è il calciatore che aveva, dopo Messi, fatto più gol nel percorso di Scaloni, eh? Cioè, è andato in panchina, eh? Cioè, bisogna fare le scelte, eh? Ai mondiali vanno fatte le scelte. Ha perso l'Arabia Saudita, Paredes, Lautaro, cioè ha fatto scelte, ragazzi, scelte, perché dopo, quando devi andare a rappresentare e scegliere per un paese così importanti, anche per trascorsi calcistici, si muove un popolo, eh? Ci vogliono dopo i coglioni, i percorsi, e le scelte. Bravo Bobo, vero. Ci vogliono i coglioni per fare gli allenatori di quelle squadre lì. E poi se non decidi, amico mio, rimani in mezzo. Ti mandano via. Non sai né carne né pesce. Esatto. Tanto ti dirò di più, e ancora di più che ti mandano via, perché tanto lo sappiamo, l'allenatore se non fa risultati, chiaro. Qui, secondo me, quando si parla della tua nazionale, della tua nazione, tu puoi anche andare via, ma tu hai tu il peso di tutto il paese, quindi vai via, che ti posso dire, poi vai, continui il tuo lavoro, ma il paese, non è come dire mi hanno mandato via di qua, vado a allenare di là, no, il paese, sei il primo a sentirlo addosso, chiaro. Come delusione, no? Quindi fare delle scelte in due giorni, raga, perché giochi dopo domani, rigiochi. Per questo è una bella domanda questa, metterebbe diverse discussioni e approfondimenti. Ci sono diverse nature di allenatori che sono stati, come hai detto, anche quello del Marocco. Quello del Marocco, ragazzi, quello del Marocco è arrivato 2 mesi fa, eh? È vero. Ancora, cioè, in 2 mesi ha fatto tutto questo, eh? Vero. E quindi, no, sono temi... Comunque, ragazzi, tornando, Nick, al tuo... Sì. Hai detto te una, come si chiama, le notizie di ultima ora, Cammel? Breaking news. Ronaldo sembra abbia minacciato di lasciare il mondiale dopo una litigata con Santos, verificate poi se è vera. Oh, mamma, occhio, perché quando vi dico che il Portogallo ci crede, non può aspettarlo più di tanto. Il Portogallo sa che giocatori sono, che gruppo è. Vediamo se è vero o no. Vediamo se è vero o no. Però ogni giorno può venire fuori qualcosa, Anto. Ma cosa, Lele? Di cosa sto parlando? Quello che io da 3 anni dico è che adesso qualcuno inizierà a venirci dietro? Dicono fake news. Non so se è fake news o meno. Spero che sia fake news. Però io non... Speriamo che sia fake news. Io spero anch'io che sia fake news. Però da lui ti puoi aspettare di tutto.